incontro è avvenuto stamattina con l'assessore regionale a Torino. È un incontro che è durato 3 ore circa, è un incontro al quale ha presenziato il presidente dell'ANCI, Gino Perrone, il presidente della provincia, è stato presieduto ovviamente dall'assessore regionale Attolini, e il sottoscritto, come diciamo idealmente concordato, non si è fatto accompagnare da nessuna forza politica, proprio perché il sindaco rappresenta tutta la città. E quindi io però ero accompagnato per un debito di riconoscenza e per un prezioso aiuto dal comitato N328, che ha partecipato, come al solito, dando buona prova di un atteggiamento collaborativo e propositivo. All'esito di queste 3 ore molto fitte di discussione, nel corso delle quali abbiamo più volte rischiato di interrompere il tavolo, io posso oggi dichiarare di non ritenermi completamente soddisfatto, e questo lo devo dire, come l'ho anche detto nel corso della chiacchierata con l'assessore Attolini, che voi, diciamo, vi cito idealmente a testimoni, però devo dire che ho un atteggiamento di assoluta speranza, perché ho percepito chiaramente come sia l'assessore Attolini, che ovviamente il direttore generale Gorgoni, che affiancava l'assessore Attolini, ha compreso che oggi la città di Trani è molto, tra virgolette, mal intenzionata e non vuole abbassare la guardia per nessuna ragione, se non vedrà tramutato quel grande passato che l'ospedale ha avuto, se non lo vedrà tramutato in un futuro ancora più radioso di quel passato, posto che tutti siamo convinti che purtroppo il presente dell'ospedale di Trani è un presente purtroppo claudicante, che ci mette in tante difficoltà a veramente non poter dare delle risposte in termini di salute. Dopo questa ampia discussione, dopo conciliatolo, l'assessore regionale si è impegnato, ed è una, lo dicevo prima alle telecamere di Amica 9, una delle prime volte che io ho dovuto prendere appunti, e siccome si è impegnato su 7-8 punti, io ricordo, ripeto, lo faccio pochissime volte, quasi mai, ricordo lo scritto per riportare testualmente le parole, gli impegni che l'assessore regionale ha preso, che io ho l'obbligo oggi di riferirvi, cedendo poi il microfono al presidente dell'ANCI, se lo vorrà, per un breve saluto, ma cedendo poi soprattutto il microfono a Loredana Di Lullo, presidente del comitato L328, e idealmente a tutti voi, a Luca Tundo, idealmente a tutti voi, per trarre, diciamo, poi delle conclusioni che sono convinto saranno delle conclusioni di buon senso. Allora, l'assessore Attolini, presenti tutte queste persone, ha detto testualmente che l'ospedale di Trani non è destinato a chiudere. E questo già è un ottimo risultato. E proprio per confortare questo assunto, per il quale più volte noi avevamo avuto timore di una chiusura dell'ospedale, proprio per confortare questo suo pensiero, vedrà riconosciuto a breve un numero maggiore di posti letto, in maniera tale che superiamo quella soglia minima, e superata quella soglia minima siamo completamente fuori da questo discorso. Quindi l'ospedale viene confermato, non verrà chiuso e vedrà un aumento maggiore di posti letto. Che cosa accade? Accade che si pone il problema del personale, perché chiaramente oggi abbiamo una carenza di personale sanitario. E allora l'assessore Attolini ha detto che chiederà in serata al ministero competente, che non è solo quello della salute, ma è anche quello della funzione pubblica, una deroga per l'assunzione di 350 unità, ovviamente non sono soltanto per l'ASL BAT saranno in quota parte e potranno essere, non so, 15, 20, 30, non lo so, è un numero che non abbiamo affrontato, ma lui chiederà una complessiva deroga al sistema sanitario regionale per l'assunzione di 350 unità, ripeto, per l'intero sistema sanitario regionale, per il quale lui stesso ha confidato di essere preoccupato, e in quota parte avremo delle assunzioni anche per l'ASL-BAT e quindi anche per l'ospedale di Trani. Avendo queste assunzioni anche per l'ospedale di Trani, potremo praticamente evitare la chiusura di alcuni reparti e o servizi che oggi erano stati, forse pretestuosamente, chiusi per la mancanza anche di personale. L'assessore regionale si è impegnato nel dire che va conservata e garantita l'attività chirurgica dell'ospedale San Nicola Celentano, che saranno stanziati dei fondi per l'esecuzione
durata di questi lavori nel nostro blocco operatorio. Io gli ho ricordato, gli ho detto in dei momenti di tensione, il blocco operatorio a Trani è stato chiuso a giugno perché ci è stato detto che gli anestesisti e gli animatori non c'erano. Boh, se ci venite a dire che il blocco operatorio non va più bene perché non è a norma e ci fate arrabbiare, per non dire un altro termine, perché poi da parte di chi è stato detto che non è a norma? Da parte dello Spesal, ma lo Spesal non è dipendente da ASL parte, e quindi qua poi ci fate fare delle conclusioni anche di pensiero che poi alla fine non sono positive per voi. No, ma lo Spesal vi risponde direttamente all'autorità giudiziaria tutto quello che volete, ma voi a giugno non ci avete detto che il blocco operatorio non era sicuro, ci avete detto che siccome gli anestesisti e gli animatori devono prendere le ferie, diversamente loro vedono sanzionato la vedono l'ASL sanzionata per la mancata concessione del riposo biologico che ogni lavoratore aspetta, poi non mi puoi venire a dire che non è a norma, che ci sono questi problemi, e se ci sono li devi risolvere. E l'assessore regionale, d'intesa con il direttore generale, si è impegnato a stanziare delle somme, ha parlato di residui, per poter ottenere questi fondi, iniziare quanto prima e tornare ad avere delle sale operatorie funzionanti nel nostro ospedale. Poi ha anche detto che verrà disposta la, lui ha detto, immediata, io lo spero, diciamo tempestiva, attivazione della casa del parto, che ha definito, ho scritto virgolettate, unica in Puglia, unica in Puglia, dicendo che però vanno meglio puntualizzate le modalità organizzative. Guardate, questa casa del parto, a beneficio di tutti, io vi dico che qui è già funzionante, cioè non è un discorso a venire, qui è sufficiente aprire una porta, che qualcuno mi dice essere una porta blindata, purtroppo, ma diciamo si addice alle case, perché purtroppo oggi le case hanno queste porte, è sufficiente aprire questa porta, far entrare delle famiglie, delle partorienti, e recuperare, come accadeva in passato, lo dico alle tante mamme di questa città, la tecnica del parto naturale, e quindi sarà veramente una soddisfazione. Bravo, che grazie. Servizio chirurgico di natura ginecologica potrà rappresentare un altro punto fermo. Ha garantito un potenziamento del poliambulatorio che già è stato trasferito da quello che noi a Trani chiamiamo ospedaletto qui con una serie di reparti, ha garantito un aumento dei posti letto di dialisi. Perché Trani ha un'eccellenza nei posti letto di dialisi, eccellenza che potrebbe addirittura diventare tale o maggiormente tale nel periodo estivo, quando magari gente del nord che viene a Trani, non è l'indorno, a Biceglie, a Margherita, ad Andrea, a trascorrere le vacanze estive, potrebbe, diciamo, avere anche nel centro dialisi un altro punto di eccellenza. Ha finalmente parlato del pronto soccorso. Mi dispiace che non c'è il dottor Micarelli, ma se ci sono operatori del pronto soccorso vi prego di riferire che il direttore generale, recependo quell'istanza che questo medico mi aveva affidato e che io oggi ho rappresentato a questo tavolo, ha detto che saranno subito concordati, diciamo esposti al personale del pronto soccorso i lavori dello stesso, in che cosa consistono, cioè di questo vecchio pronto soccorso, in maniera tale che gli operatori potranno anche dire la loro, ovviamente per quello che è possibile, perché il progetto è già pronto, è stato firmato il contratto pochi giorni fa, guarda caso, è stato firmato il contratto con l'impresa che si è aggiudicata questi lavori, dopo aver annullato quello precedente, è stato firmato questo contratto, quindi inizieranno subito questi lavori, ma soprattutto ai dipendenti del pronto soccorso verranno forniti tutti i chiarimenti del caso. Non è prevista, questo è un punto molto importante, non è prevista la conversione in un punto di primo intervento. Trani avrà un pronto soccorso presente H24. Che sale operatorio sarà un posto libero. Ma soprattutto concludo a beneficio dei giornalisti, perché poi immagino che hanno da inviare i loro pezzi alle redazioni per la pubblicazione degli stessi nei quotidiani di domani o già addirittura nei telegiornali di stasera. Ormai noi conosciamo perfettamente le vostre abitudini, vivendo con voi a stretto contatto di noi, ma soprattutto l'aspetto più importante per il quale, devo dire, c'è stato un momento di rottura del tavolo. Io mi stavo alzando, stavo andando via, qualcuno ha tenuto anche
mi sentissi male, ma posso garantire che così non è, l'assessore regionale ha garantito la contestualità. A Trani non si chiuderà nulla se non verrà contestualmente aperto qualcos'altro. E questo penso che sia... Dicendo anche che ci sono dei tavoli per garantire questa continuità. E a questi tavoli l'assessore regionale Attolini ha detto che vuole partecipare lui o vuole partecipare un certo Vito Piazzolla, che probabilmente voi conoscerete, che è un dirigente dell'Ares, un dirigente amministrativo, ex dirigente dell'ASL Bari 2, oggi dirigente dell'Ares, dottor Vito Piazzolla, il quale comunque devo dire mi è sembrato una persona estremamente competente, oppure la dottoressa, come si chiama, la dottoressa Vicelli, forse la dottoressa Vicelli, quindi ha garantito che ci sarà un tavolo che andrà appunto a monitorare la contestualità. Io ovviamente a questo tavolo di diciamo tenutosi presso la Regione Puglia ho consegnato il documento che ieri sera a Luna ha visto appunto la sua stesura definitiva, il comitato il documento del comitato L328, e soprattutto ci tengo a dirlo a beneficio dei tanti amministratori comunali qui presenti di tutte le forze politiche, assessori ovviamente sono di maggioranza, ma i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, che per difendere la dignità del ruolo del consiglio comunale, che dovrò sempre difendere sino a che avrò l'onore di essere sindaco di questa città, ho consegnato all'assessore Attolini le due delibere di consiglio comunale, cioè quella del 29 gennaio 2012 e quella del 27 ottobre 2011, nelle quali il consiglio comunale della città di Trani si esprimeva a riguardo del piano di riordino ospedaliero, proprio come contributo storico che io avevo il dovere di dover consegnare a questo tavolo tecnico. Questo è quanto io avevo da riferire. Ora ovviamente l'assessore ha fatto un appello alla collaborazione reciproca, io oggi mi sento a conclusione di questa conferenza stampa con una commozione crescente, mi sento di dirvi che sono veramente orgoglioso di essere il sindaco di una straordinaria comunità.